Sembrano destinate a durare le proteste a Kiev contro la decisione delle autorità ucraine di sospendere la firma dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Circa 1.000 manifestanti si sono radunati in mattinata davanti alla sede del governo e sono stati allontanati dalla polizia dopo che alcuni avevano tentato di entrare nel palazzo. Una parte di loro aveva passato la notte in piazza per continuare la protesta a cui domenica avevano partecipato decine di migliaia di persone, 100.000 secondo gli organizzatori. Un abitante di Kiev commenta: è impossibile collaborare in modo civile col governo. Abbiamo aspettato sperando che non mentisse. Siamo qui perché vogliamo che si comporti correttamente. Domenica, mentre l'opposizione dava vita alla più grande protesta dalla rivoluzione arancione del 2004 e si registravano diversi feriti in scontri con la polizia, a Kiev si svolgeva anche una manifestazione a sostegno del presidente Yanukovych e dell'indipendenza da Bruxelles. Il governo ucraino nega che la sua decisione rappresenti una scelta di campo a favore della Russia.